No, ci tenevamo tantissimo quest'oggi, nonostante la pandemia e ancorché con un numero molto limitato di persone, a celebrare il giorno della memoria in presenza. Abbiamo il dovere di preservare la memoria rispetto a quanto accadde in quegli anni. Con queste parole il prefetto Vittorio Lapolla questa mattina in prefettura, in occasione della giornata della memoria, ha voluto ricordare i cittadini deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Da qui è passata la consegna delle 8 medaglie d'onore alla memoria di 8 cittadini residenti in 5 comuni della provincia. È stata molto toccante anche la testimonianza resa da uno dei figli di queste persone, che insomma, oltretutto ha anche evidenziato come il suo defunto padre ancora purtroppo in Germania non ha avuto la possibilità di poterlo riportare in Italia. Insomma, testimonianze importanti, ovviamente una cerimonia che a noi serve anche per onorare tutte le vittime di quella che è stata la più grande tragedia della storia dell'umanità e ancora di più per poter preservare e tramandare la memoria, il ricordo e anche la conoscenza di quell'epoca alle nuove generazioni. All'iniziativa hanno preso parte tutte le massime autorità provinciali, nonché i sindaci dei rispettivi comuni di residenza dei deportati. La città si è unita simbolicamente per onorare la giornata della memoria, istituita proprio in ricordo di quel 27 gennaio 1945, quando le truppe sovietiche abbatterono i cancelli di Auschwitz. Le prime 3 medaglie sono state consegnate ai figli di 3 cittadini pesaresi, Lazzaro Benvenuti, Luigi Foschi, Giuseppe Miccoli. L'emozione è tanta, però era doveroso partecipare a questo evento anche per trasmetterlo ai ragazzi, ai nipoti e a quant'altro. Un evento così non deve più succedere. Il babbo ha sofferto, come tutti gli altri, fame, freddo e nostalgia. E poi ancora le altre sono andate in ricordo di Arduino Martinelli di Urbino, Leandro Benini di Fano, Tommaso Fabriani di Fano, Angelo Albertini di Gradara e Attilio Montesi di Mondavio. A rendere ancora più commovente l'atmosfera, la performance degli studenti del Liceo Scientifico Musicale Marconi, che si sono esibiti con musiche, letture e canzoni dedicate alla Shoah. Il dovere di non dimenticare, il dovere di perpetuare la memoria di ciò che è accaduto, inquadrandola correttamente dal punto di vista culturale, della correttezza storiografica, affinché i ragazzi sappiano quali sono i contesti in cui certe cose accadono, affinché costruiscano una propria memoria che deve necessariamente essere una memoria critica, che sa declinare il passato con il presente, affinché siano cittadini consapevoli. E noi vediamo dalle loro emozioni, da quello che fanno, da come rielaborano ciò che viene loro proposto, che è un tipo di lezione che funziona, perché i testimoni, le testimonianze, le visite, tutte le infinite attività che le scuole mettono in atto sono proprio finalizzate a questo, a renderli consapevoli di ciò che è accaduto affinché non si ripeta mai più. A conclusione della mattinata è stato proiettato il video realizzato negli ultimi 6 anni da istituzioni, studenti e docenti, compresi quelli del conservatorio. La fecero salire in macchina e ripartirono. Questo è l'episodio più doloroso che ricordo della mia infanzia.